Gli esami non finiscono mai, diceva qualcuno, e l'Accademia di Danza DAS di Clelia Caiati ha aperto il mese di maggio proprio con una 3 giorni di studio, lavoro ed esami che ha coinvolto tantissimi ragazzi e ragazze di varie età. Veri e propri esami masterclass di danza moderna, danza classica e laboratori coreografici con artisti noti nel panorama, che si sono ritrovati dal 30 aprile al 2 maggio all'interno del Teatro Traetta. Fra i docenti interni che hanno aiutato i ragazzi nei loro esami c'erano Fabrizio Natalicchio, Simona Carofiglio, Vince Granieri, Massimo Blonda, Elian Mezzotti e naturalmente la direttrice del DAS, Clelia Caiati, soddisfatta come sempre del lavoro organizzativo e non solo. È il nono anno che appunto c'è questo appuntamento tanto atteso dai nostri allievi, ovvero il nostro Festival della Danza. Sono appunto degli esami accademici e anche delle masterclass tenute da docenti di fama internazionale, durante i quali appunto viene visionato il lavoro artistico e didattico che viene svolto durante l'anno dai ragazzi e ovviamente anche il lavoro degli insegnanti, e molti di loro hanno la possibilità anche di insomma vincere borse di studio o addirittura di entrare in importanti accademie. Perché comunque i ragazzi hanno un amore di lavoro enorme, e anche noi a livello organizzativo, perché in 3 giorni abbiamo praticamente fatto di tutto, dagli esami di tutte le discipline alle varie masterclass, quindi è veramente un tour de force, però i ragazzi lo fanno con gioia perché sono contenti insomma di avere questa grandissima opportunità. La giuria esterna invece era composta da artisti e coreografi di fama internazionale che hanno apprezzato tutto il lavoro interno svolto dalla scuola, ma che al contempo hanno dato quel tocco in più ad una giornata importante per chi era sotto esame. È il coronamento di un lavoro che dura tutto l'anno, di sacrifici sia dei ragazzi che dei genitori. I ragazzi innanzitutto devono avere passione, devono avere cuore. Una masterclass non si affronta solamente con la tecnica, ma si affronta con la capacità veramente di capire che cos'è la danza. La danza è un percorso di vita, un percorso d'amore, un percorso di gioia. Quando i ragazzi hanno questo, hanno tutto. In tutto il mondo ci sono persone che amano la danza, e non solo amano la danza, portano avanti un discorso culturale attraverso la danza, perché la danza è portatrice di giustizia, è portatrice di cultura, è portatrice di capacità e di intelligenza. È una cosa istintiva per un ragazzo fare danza dai tempi, quindi è bellissimo osservare questi giovani, questi ragazzi che comunque si spingono oltre le loro anche possibilità inizialmente per la loro passione, per la passione che governa i loro corpi, i loro cuori. Sono veramente felice ogni anno di venire qua, perché il progetto che fa Clelia è veramente grandioso per i ragazzi, hanno una grandissima opportunità di farsi vedere davanti a gente veramente di alta qualità, e appunto, e poi è bello perché si trovano comunque ragazzi che possiamo dare la possibilità di uscire un attimo anche dall'Italia o anche da Toronto e avere esperienze anche all'estero o altre accademie o scuole.